Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il campionato però si è fermato, il calcio si è fermato, quello italiano perlomeno, e spero breve quello europeo, visto che comunque la situazione non è idilliaca in tutta Europa. Ma chiaramente il calcio non si ferma totalmente, perché un po' come tutti i posti di lavoro, continuano le trattative, tutti i lavori, anche gli allenamenti dei ragazzi, giustamente, ma non le partite. E tra queste continua anche il parlare di calcio mercato, di trattative future, di potenziali e così via. Come sapete io non amo molto le voci, però questa voce qua, di cui andrò a parlarvi, è una voce che rimbalza da mesi, da prima della stagione in corso, e che torna veramente alla ribalta adesso, in questo momento, non so perché, ma chiaramente ci sarà un motivo legato a verosimiglianza della cosa. Si parla del ritorno, eventuale ritorno, di Andrea Pirlo alla Juventus. Chiaramente non investe da calciatore, perché ormai l'età è quella che è, chiaramente è ritirato, ma investe da allenatore della Juventus, sì, ma non della Juventus prima squadra, che è in mano a Sarri, e spero ci resti, vuol dire che il campionato volgesse al termine, andrebbe molto bene, ma alla guida appunto dell'Under 23, che è una squadra che non ha convinto in lungo e in largo in questi primi 2 anni di prova, insomma, apprendistato, diciamo così. Andrea Pirlo è una notizia, come detto prima, che già girava qualche tempo fa, prima di questa stagione, poi se non si fece niente. Molti hanno collegato e collegano ancora adesso Andrea Pirlo a quello che può essere Guardiola, Zidane, insomma, fanno un po' i loro fantasie. Al di là di questa cosa qua, io penso che ci sia molto più verosimiglianza in quello che può essere la prode di un ex giocatore di livello assoluto in una squadra che lo cre faccia crescere dal principio, visto che non ha mai allenato nessuno Pirlo, piuttosto che allenatori iperblasonati come i due menzionati prima, che prendono uno sfacelo di soldi. Quindi ci sono due casistiche diverse anche per quello che è poi l'allenatore attuale della Juve, che attualmente è confermato e se andasse fine della stagione così avrebbe vinto il campionato, quindi probabilmente, o comunque non vinto, ma non per dei meriti suoi. Quindi chiaramente non è il momento di parlare di Sarri fuori dalla Juventus, sinceramente, giusto così. Su Pirlo però si possono fare dei ragionamenti a proposito, intanto perché si ripete questo argomento, non è nuovo, è verosimile, appunto per un motivo, il processo di crescita dell'allenatore stesso. Pirlo non ha allenato nessuno e può anche chiaramente partire da una squadra importante come Juventus, ma non dalla prima squadra, ma da una squadra minore come l'Under 23, che gli dia modo di crescere. E poi ci sono tante comunanze. Pirlo è un ex Juve in cui si è sicuramente adatto bene, mi pare sincera questa cosa qua che ha ripetuto in più occasioni. L'ha preso Pirlo, è stato preso Pirlo al tempo per dare un'impronta alla squadra che non aveva un condottiero in campo, e sicuramente a quel tempo fuori era Conte e dentro era Pirlo, perché il primo anno, il primo scudetto di Conte è tutto merito di Andrea Pirlo, 50 Pirlo e 50 Conte. Quindi sicuramente per tanti motivi è verosimile questa cosa qua. Pirlo è sicuramente una persona, un personaggio che fa bene alla Juventus, farebbe bene alla Juventus per quello che ha sempre dimostrato, per essere molto silenzioso e non far mai polemica, quindi è un po' in linea con quello che cerca la Juventus come personaggio da mostrare al pubblico. E poi semplicemente perché Pirlo potrebbe essere effettivamente un grande allenatore, non possiamo saperlo, non c'è nessun collegamento, come dire, automatico del grande giocatore che diventa grande allenatore. Maradona è uno sbrocco come allenatore, ma sicuramente è stato molto forte come giocatore e può andare avanti così. Però c'è una casistica particolare, un modo di dire che effettivamente è anche abbastanza verificabile, che i migliori allenatori sono sempre stati centrocampisti. Se poi sono stati grandi centrocampisti, ciò è ancora migliore. Posso pensare appunto ad Allegri, norm giocatore normale, anche con buone doti, ma normale, grande allenatore. Conte, idem, grande allenatore. Guardiola, non sicuramente non era una prima punta, neanche un difensore centrale. Zidane era un trequartista, ma comunque ruola libero sul discorso centrocampisti. Insomma, tutti, più o meno tutti i grandi centrocampisti sono diventati grandi allenatori, o viceversa, poi capite voi un po' il senso del discorso. Quindi io posso credere a questa cosa qua, sinceramente ci credo, e lo offro a voi come spunto per capire se vi piacerebbe. Intanto un ritorno di Pirlo, perché è Pirlo, poi il fatto che poi possa essere un bravo e valido allenatore o no, questo lo scopriremo. Però sicuramente, a parer mio, un personaggio così farebbe bene anche da molti altri punti di vista, perché avere Pirlo ancora la Juve non è avere un signor nessuno, è avere Andrea Pirlo, quindi c'è anche un ritorno di, come dire, anche l'interesse stesso che potrebbe portarsi all'interno dell'Under 23, della Serie C, della Lega Pro appunto, e quindi un ritorno anche economico alla fin fine, perché avremo anche noi come tifosi juventini, che spesso seguiamo solo la prima squadra e qualche volta le Women, qualche volta l'Under 23, seguire anche di più l'Under 23 per vedere Pirlo come si atteggia. Quindi sicuramente questo può essere uno stimolo anche per noi tifosi stessi. Vi chiedo quindi qui sotto di mettere i vostri commenti su quanto credete a questa voce qua. Quanto vorreste Andrea Pirlo? Insomma, un po' il commento generale su quello che è la vostra opinione su Andrea Pirlo e ritorno alla Juventus Under 23. Aspetto i vostri commenti, come sempre, la forza Juve, speriamo arrivi appunto Andrea Pirlo e alla prossima. Ciao! Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo
siamo